Per lo studio di base del picchettato vi rimando a un tutorial specifico che ho fatto su questo colpo d'arco, lo inserirò nelle note. Lo studio numero 12 del sito invece suggerisco di fare una prima fase di studio senza picchettato, legando. Anche in questa fase rimaniamo comunque nella metà superiore, la parte di arco che utilizzeremo con il picchettato. Fatta questa prima fase di studio, inseriamo il colpo d'arco. Fare molta attenzione a non perdere mai l'attacco della corda, che ci sia sempre molto grip. Dobbiamo mordere molto la corda su questo. Possiamo provare ad eseguire questo tipo di colpo d'arco con i giri d'arco che ci suggerisce, però sulle corde a vuoto. Con l'aiuto del metronomo proveremo ad accelerarlo. È un allegro moderato, quindi non deve essere velocissimo, però una, due tacche per volta, proviamo a spingerlo un po'. Verificando sempre che non si perda l'attacco della corda, che sia sempre. Se dovessimo sentire il colpo d'arco troppo soffice, vuol dire forse che abbiamo accelerato troppo, quindi ripartiamo da un pochettino più indietro. Come avrete notato sicuramente dalla mia esecuzione, quasi l'intero studio si esegue alla metà superiore. In alcuni frangenti allungo un pochettino l'arco e vado nella metà inferiore per rendere il picchettato un pochettino più dolce. Lo faccio soprattutto dove abbiamo il picchettato un pochettino più lungo, per esempio. Allora, in questi casi possiamo provare ad allungare un po' le prime due note e poi a rendere il picchettato un pochettino più spiccato, cioè che si alzi un po' e non che rimanga attaccato alla corda. Torniamo di nuovo alla corda dove è necessario.